Longobardi erano un popolo di nomadi guerrieri, poco numerosi e profondamente diversi dai romani anche per cultura e per organizzazione sociale. Essi erano cristiani di fede ariana, non credevano nella natura divina di Gesù, ma gran parte del popolo manteneva le credenze di origine germanica e si praticavano il culto di Wotan, dio della guerra. Per circa un secolo, dal momento in cui invasero l'Italia, furono ostinatamente anticattolici, in quanto vedevano nel cattolicesimo e nella Chiesa di Roma un pericolo per la loro identità. Erano un popolo in armi, dominato da un'aristocrazia guerriera, gli Arimanni, che sceglievano il re. Costui era considerato solo un capo militare, da cui dipendevano gli altri comandanti, i duchi. Poiché il re era solo un capo militare e non politico, i duchi godevano di notevole indipendenza e governavano autonomamente i territori loro soggetti. Proprio questa frammentazione del potere spiega perché i Longobardi non riuscirono a dar vita a un regno unitario e stabile se non per un breve periodo, più precisamente nell'ultima fase del loro dominio in Italia.